Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Instant Book. Abbiamo un autore, Manlio Ranieri, quasi 37enne, pluriautore, cioè autore che ha già pubblicato parecchio, autore conosciuto nel panorama pugliese e non soltanto, che ha fatto, diciamo, come scelta di vita quella di continuare a scrivere nonostante le difficoltà del mercato editoriale nazionale. Sicuramente. Ne parliamo, Manlio? Parliamo. E facciamo un po' di polemica, visto che ci conosciamo da un po'. Sì, facciamo un po' di polemica, va bene, volentieri. Allora, cos'è sta fogna del mercato editoriale? Allora, la fogna del mercato editoriale è purtroppo un mercato sicuramente saturo, decisamente saturo. Purtroppo succede che troppa gente sicuramente si lancia, diciamo, nell'esperienza della scrittura con risultati alterni. Il mercato non fa evidentemente, o non sempre fa quantomeno, la selezione che dovrebbe fare, per cui purtroppo... Stiamo dicendo che il paradigma liberista non funziona, il mercato non fa selezione. Allora, io temo, perché l'ho visto purtroppo anche tramite varie esperienze passate, che quando si vuole produrre tutto quello che passa per le mani, diciamo, senza dare troppa attenzione alla qualità, si rischia di disperdere le energie. Questo è l'unico problema, non è un problema, di politica, se vogliamo dire così. Il problema è che... Ma ti posso correggere? Sì. Più che disperdere, di perderle. Di perderle. E di perderle per sempre. Il problema è che la gente legge poco, è questo. E legge male. E legge male. Perché legge mal consigliata. Esatto. Allora, gli editori hanno necessità di mettere in campo grossissime energie per poter promuovere un autore che non ha necessariamente il suo pubblico, perché non è conosciuto. Che però magari ha delle forti potenzialità narrative. E ce ne sono comunque. E quindi purtroppo spesso e volentieri la promozione dei lavori editoriali viene lasciata magari agli stessi autori, alle forze e alle energie degli stessi autori, e molte case editrici, diciamo, immettono sul mercato decine e decine di libri e li lasciano lì sul mercato. Ecco, Mario, noi ce ne siamo occupati perché abbiamo intervistato Caratteri Mobili, intervisteremo il Grillo Editore, così come altri. Certo, questo non vuol dire che tutti gli editori siano... No, ecco, così, appunto, no, ma io voglio andare oltre le generalizzazioni, anche se mi piacciono. E, soprattutto quando sono fortemente di rottura. No, il ruolo invece dei librai, ecco, perché noi avremo ospite tra qualche giorno un libraio particolare che ha vissuto anche un'esperienza al centro-nord come libraio, poi è venuto qui a intraprendere, a fare questo tipo, diciamo, di intrapresa. Il ruolo dei librai, perché io ho un ottimo rapporto con i librai, perché presento le mie cose, voglio frequentare le librerie perché sono in qualche misura il luogo della promozione e della lettura calda. Nel tuo caso, tu hai pubblicato tanto e hai presentato anche, il ruolo del libraio, del piccolo libraio soprattutto, quanto è importante? Beh, il ruolo del piccolo libraio è importante soprattutto a livello locale, perché comunque il piccolo libraio, soprattutto quello molto attivo, molto appassionato, direi così... quello che sa costruire anche una rete, esatto, nel territorio dove insiste. Esatto, una rete, e ce ne sono comunque. Per fortuna ce ne sono anche degli esempi illuminati da queste parti, insomma. Sicuramente può dare un minimo di visibilità agli autori, si può spingere al di là di quelle che sono appunto le forze dello stesso autore o anche le forze eventualmente dell'editore, perché chiaramente purtroppo per quello che è il mercato librario in questa zona, ma io credo un po' in tutta Italia, è quella che è la legge sull'editoria sicuramente, fare rete conta molto, perché comunque ciascuno porta i suoi contatti, le sue esperienze, le sue idee, i suoi lettori, certamente.
E in questa maniera si riesce a diffondere un qualcosa che magari all'inizio stenta a diffondersi da solo. Ora, ciò che io sto registrando in questi ultimi mesi, portando un po' in giro le mie scritture più recenti, è che c'è un interesse da parte della stampa locale, soprattutto dei web magazine, diciamo così, o dei free press che vanno online, c'è un interesse a promuovere, intervistare autori che in qualche misura possano suscitare un dibattito che richiama il dibattito culturale nazionale. Non è che stiamo diventando, c'è un surplus di provincialismo anche su questo? Sì, c'è un surplus di provincialismo. Io ho l'impressione che in un certo qual modo in questo periodo la Puglia vada di moda. Sì. E va di moda parlare di Puglia. Non soltanto quella migliore, anche quella peggiore. Tutta la Puglia, certamente. Va di moda quindi parlare di Puglia e qualcuno forse ne sta approfittando un po' troppo. Magari noi che cerchiamo di intrufolarci nel mercato editoriale pugliese e nazionale da un bel po' di tempo, da un lato riusciamo a cavalcare magari questa onda, da un altro lato ci sentiamo in qualche modo scavalcati da qualcuno che è arrivato dopo di noi, ma questo senza volere, questa non è una nota polemica assolutamente, perché alla fin fine spero che siano le qualità, no, che fanno il... Ecco, tu sei un ottimista, io invece sono molto più pessimista di te, per questo vogliamo promuovere il tuo ultimo lavoro. Fra Santi e Falsi Dei, romanzo di Manlio Ranieri, pubblicato con Edizioni Acquaria. Acquaria, sì. Editore locale? No, non è di qui, è una casa editrice di Catania. Di Catania, come di ci Catania. Sei arrivato? Diamo dei consigli arrivato, anche ai nuovi Ci sono autori. Arrivato tramite un premio letterario, indetto da loro, di cui trovai gli estremi su internet, facendo una ricerca di posti, appunto di premi letterari a cui inviare questo romanzo che al tempo era inedito. Vinsi questa edizione del premio letterario che si chiamava I Veli della Luna e loro mi hanno proposto di pubblicare il romanzo con la loro casa editrice. Non è scaturita subito la pubblicazione per vari motivi, ho imparato però nel frattempo ecco, a conoscerli. La copertina del romanzo, sì, Manlio Ranieri, sì. Fra Santi e Falsi Dei, Acquaria Edizioni. Benissimo, nel frattempo ho imparato a conoscerli, ho imparato a vedere che sono, per quanto sia un editore molto piccolo, però sono anche molto attivi e soprattutto molto entusiasti e anche onesti, il che non è... Ti distribuiscono, non Manlio? È poco. No, purtroppo la distribuzione non è... Quindi ti devi distribuire da te? Mi devo, no, loro un po' di distribuzione ce l'hanno, la fanno attraverso vari canali che purtroppo non sempre sono le librerie, se non alcune librerie convenzionate, distribuiscono via internet, organizzano tantissime, veramente tante manifestazioni. Per il resto sì, purtroppo è mi diceva un editore che distribuzione fa sinonimo in Puglia con prostituzione. Oddio, io questo non lo so, non voglio azzardarmi a fare ipotesi di cose di cui non so, insomma. So che è molto difficile la distribuzione in Puglia, ma credo un po' in Italia, un po' per quello che è il mercato che è affidato e che è in mano a grossi editori, dei quali alcuni sappiamo benissimo che si fanno pagare. Che si fanno pagare, ma il problema non è solamente questo, perché anche gli editori che si fanno pagare, che sono la maggior parte, ahimè, non sempre garantiscono una corretta distribuzione, pure a fronte dell'incasso che hanno avuto da parte dell'autore. E questo secondo me è molto grave. Che è servito a più che coprire le spese. Le spese, Manlio, parliamo del tuo romanzo, diciamo, per chiudere sì. questo appuntamento con te. Allora, Fra Santi e Falsi Dei. Sì, Fra Santi e Falsi Dei è un titolo proverbiale, nato, come quasi sempre mi succede, da un verso di una canzone, che forse se adesso avessi saputo quello che sarebbe diventata nel tempo, certo. Non l'avrei usato, ecco, come titolo. Ma non perché la canzone non mi piace assolutamente, ma perché alla fine sembra quasi che io abbia voluto approfittare della fama di Negramaro. Di che parla questo romanzo? Allora, il romanzo parla di... è nato dal vedere, osservare determinati tipi di personaggi
durante una estate, che è stata quella del 2005 addirittura, quindi diverso tempo fa, in un villaggio turistico in Puglia, e quindi in realtà il romanzo parla, racconta quella che può essere un'estate in un villaggio turistico in Puglia. Lo fa tramite un artificio narrativo, un episodio, diciamo, piuttosto, non voglio dire violento, anche se in realtà quasi lo è, anzi non lo potremmo dire, non lo vogliamo raccontare, attraverso il quale questi cinque personaggi si incontrano e mettono in comune le loro esperienze di vita, che sono totalmente diverse, perché parliamo di un immigrato, di una ragazza bellissima ma povera, di un poliziotto, parliamo di un dentista, quindi diciamo c'è un po' tutto, c'è un mix sociale. Sì, c'è un mix sociale che è un po' tutto l'universo delle persone che compongono un po' la nostra società, e in particolare quel villaggio, quello che vedevo, insomma, in quell'estate. Manlio, per chiudere, dove possono trovare i pugliesi, e non soltanto, Frassanti e Falsi Dei, edizioni Aquaria? Allora, il libro si può ordinare in libreria o si può ordinare tramite le varie librerie online, tipo Internet Bookshop, la Feltrinelli e così via. O contattando te su Facebook. Certamente, contattando me su Facebook, questo è chiaro. Oppure contattando anche la casa editrice, che è un sito internet, aquaria.com, Aquaria con le due K. Sì, Aquaria. Esatto, .com, insomma, in questi modi. E quindi chiudiamo questa intervista con Manlio Ranieri, Frassanti e Falsi Dei, romanzo, edizioni Aquaria, giovane autore pugliese, prolifico e molto molto bravo. Grazie Manlio. Grazie a te.